Migliore risposta in campo il Matelica non poteva darla e dopo due sconfitte consecutive si impone sul terreno ostico della Savignanese, dimostrando di potersi giocare ancora le sue carte nell'entusiasmante testa a testa con il Cesena, che nel posticipo di ieri sera ha battuto a fatiche dal 90esimo per 3-2 il San Nicolò Notaresco. Tiozzo lascia in panchina in avvio Florian, Margarita ed Angelilli. Al settimo sventola dal limite del nuovo arrivato Mancini con il portiere romagnolo Pazzini, che in qualche modo riesce a cavarsela. Al 23esimo bella combinazione al limite dell'area tra lo stesso Mancini e Melandri, con una conclusione che lambisce il palo alla destra del portiere. È il Matelica, come si vede dall'immagine, a fare la partita. Ci prova da grande distanza anche Favo con un missile che si perde però sul fondo. La Savignanese appare in difficoltà con Farneti che cerca di scuotere i suoi, che si rendono pericolosi al 40esimo. Vandi mette in profondità per Scarponi che prova il destro, ma Vella risponde presente. I biancorossi passano in vantaggio nel finale di tempo. Per un fallo di mano di Vandi in area, Gallipò di Firenze comanda il calcio di rigore che Melandri trasforma con freddezza. Nella ripresa il Matelica gestisce il vantaggio con buona tranquillità. Al 29esimo c'è una spettacolare sforbiciata di Mancini che termina fuori di poco. Le cose si complicano 10 minuti dopo con Florian che viene espulso, forse per una frase ingiuriosa detta al direttore di gara. Forse in finale dei padroni di casa che produce in mischia una palla gol al 91esimo che Longobardi fallisce in maniera clamorosa. Festa in campo per il Matelica che continua così la sua marcia in vetta.